Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo nuovissimo video qua su Rai 2. Oggi siamo qui a Milano, un circuito nord con questa Tuono. Vediamo un po', l'ho potenziata al massimo, ho speso 15.000 crediti circa. Vediamo un po'. Fatta malissimo sta curva, ho buttato fuori uno però. Guardate il lato positivo. Scusate per la breve pausa, ma torno un attimo indietro perché qua ho dovuto stoppare. Ok, riprendendo da qua. Se si sente, ok, si sente l'audio. Guardate come viaggiano. Viaggiano a bestia. Non possiamo più cambiare marcia, siamo già su in quinta. Il bello è che voglio provare in modalità facile. Ecco, qui saltiamo via. Il salto del cordolo. Voi l'avete già mai provato? Ok, in modalità facile per vedere un attimo la difficoltà se cambia. E sì, cambia un po', a parte nei rettilinei. Ok. Non è male. Che bel casco dall'aero che ha. Però per quella moto lì non mi sembra al massimo. Dai, vai Toretto. Tieni la prima posizione. Soltanto un test per provare modalità facile, sì. È molto differente, però sembrerebbe di sì. Vabbè, a parte che la nostra moto non riuscirebbe mai a competere contro quelli, in modalità difficile. Però dai, si potrebbe tentare. Incontro il giapponese. Dai, il rettilineo va sempre di più. Hanno un motore, la nostra fate conto che ha 230 220 pp, loro ne ha sui 300. Questa curva qua è veramente difficile da fare, infatti vediamo un po' se riesco a recuperarlo in due giri. In due giri, perché la partenza, siamo appena passati dalla partenza. Abbiamo davanti Zucca, italiano. Non va più di 140 km orari. Vedete in curva come guadagno. Veramente un sacco. Che sportellata, mannaggia. Sul rettilineo perdo a vista d'occhio, In curva guardate che roba. E un po' anche per la difficoltà. Spero di riuscire ad arrivare primo, per così mi vinco due belle moto di questo stile un po' più potenti. Ecco, guardate, un'altra caduta. Fantastico. No, qui era logico. Una curva in quarta con sto rottame. Dovrei appunto cambiare la tuta. Ve l'ho già detto forse. Dai. Siamo qua dietro al secondo. E se si arriva primi ci danno anche sui 10.000 crediti, E non è affatto male. Ok, già un progresso averla potenziata, in cui prima andava a 138 km orari massimo, ora va a 142, 43. Ok, primi non arriveremo, ma forse secondi. Ok, taxi, tutta la Milano, questa qua è la Milano d'oggi. Sono molto indietro, quindi terza posizione non ce la ruba nessuno. Vediamo un po' la seconda se riusciamo a rubargliela. Ok. 1. Tra poco mi schianto.
Dai, dai, dai. No, terza posizione e basta. Di più non si può fare, non può fare il nostro Toretto. Perché la moto è quello che è. Non è che abbiamo qua una R6 della Yamaha. Oppure la brutale Augusta. Abbiamo qua soltanto una Tuono. Che il nome promette bene, ma non è affatto un tuono. Ecco. Vediamo un po' se riusciamo. A tenerci almeno la terza posizione. No, tu non ci passi, tu non ci passi. Terza posizione. Vabbè, che volete farci? È andata così come doveva andare. E appunto la moto anche. Difficoltà semplici non si riesce. Però ci dà crediti evento 4000 crediti. 5000 crediti base. Non è affatto male. Essendo un evento in cui ci dà 10000 crediti se si vince oppure 20, adesso non ricordo. Facciamo una piccola screen. È durata anche poco come gara, eh. Facciamo una screen magari quando eravamo ancora primi. Questa qua. Ok, eravamo primi quando qua. Però voglio farla in curva. Ok. Qui in curvone. Allora, ci piazziamo qua così. E non è. Guardate, tocca giù anche forse la pedivella. Nostra motoretta. Un po' una cariola, però ci ha portato fin qui e non è male. Ok, ora se ne vanno. Fantastico, fatta la screen. E sì, no, scusate, dobbiamo tornare indietro. Ok. Vedete? No, però erano più scarse di me, eh? Le prime. Che cavoli è sta roba? Erano più scarse della mia? E poi come fanno ad avere la tuono? Ah, ok, la saetta. Ok, perché se fosse stata la tua, non più potente della mia, mi sarei chiesto. Veramente una gara inaspettata. Terzo, pensavo di poter andare meglio. Vabbè, confermiamo, andiamo avanti. Io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo, come sempre, di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Adesso, ditemi, come sempre, cosa portare, che moto utilizzare nei prossimi video. Io pensavo utilizzare. Adesso vediamo se. Carica, vi faccio vedere le mie moto, tra cui ce n'è una. Ah, ok. Posso già comprarmela. Fantastico. Pensavo soltanto se fossi primo. Ok, scegli la nuova moto. Ora, specifiche. Beh, una Magni filo rosso o una Triumph. Boh. 800, 1200 di cilindrata. Questa qui è stilo vecchio ma anche nuova, un po' una via di mezzo, mentre questa è proprio un vecchio stile. Allora. Come da quel che ci dice, coppia massima, c'è. Però più coppia quella. Questa qui è più potente, eh. Però pesa. Cioè. Ma io direi di andare su questa, anche se un po' un vecchio stile. Però guardatela. E poi guardate questa. È una scelta molto difficile. Molto, molto. Io direi di andare. Secondo me, questa qui è un po' meno costosa. Oppure viceversa. Perché a me mi gasa molto questa. Mi garba un sacco. Però. Aspettate. Andiamo sul classico italiano. Dai, andiamo su questa allora. Aspettate, 3 cilindri, 2 cilindri. È una scelta difficile, però. Questa qui è più potente. Mi piace molto come sono il tachimetro. Vabbè, dai, andiamo. Però anche questa. Andiamo su questa, perché l'altra è più stile di quella che avevamo prima. E la nostra nuova moto, eccola qua. Salta, qui ci sarebbe l'audio, però ho disattivato, non so come.
Se caso, se vi interessa, lo riaggiungo. Qui ci parla un po' delle specifiche della moto, la nostra collega Rai 2. Ok. Adesso andiamo un attimo. Stagione gara. Stagione 4. Ok, siamo nella quarta stagione. Ti svegli. Ok, dovrebbe essere qua. Mettiamo questo, tanto per provare la nostra moto. Eccola. Ecco, anche questa qui si potrebbe provare. Qui è una 405 di potenza, sarebbe già meglio. Allora, direi di guardare un attimo le specifiche. Allora, questo. Ok, tradizione: se siete paladini entrambi, non potete non fare un pensiero alla Truxton. Allora, risale al 1965. 500 miglia? Cos'è sta roba? La predizione. Mamma mia. Vabbè, dai, andiamo un attimo sulla gara, tanto per provarla un attimino. Non è che faremo proprio gara a gara, però proviamola. Sierra Nevada. Già il motore è una bella cosa. La prima è veramente alle marce corte. Però già così non è affatto male. È andato un po' largo, un po' troppo largo. Però c'è. Cioè, va veloce come non so cosa. Sale subito di giri. Sembra una moto scarsa. Guardate che bello il paesaggio, mamma mia. Adesso voglio proprio vedere dove mi fa andare. Ah, mi andiamo su a sinistra, ok. Ok, qui ci siamo schiantati, adesso vi faccio vedere un po' la moto com'è. La nostra moto nuova. Fammi vedere. Cavoli. Questa qua sembra. No, non è la moto iniziale che ci fa vedere il gioco, però. Guardatela, si sta impennando, eh. Poi dopo sono andato fuori. Ancora si è impennata, eh. Allora, comunque molto bella. Molto bella, allora fatemi un attimo vedere com'è. Allora, non cadere più. Si è buggato qualcosa, credo. Torniamo indietro con i rewind perché altrimenti qui va a finire veramente male. Ok. Si è buggata la visuale. Qualcosina sì. Comunque guardate che roba. Adesso vabbè si è sporcata però. Veramente tanta. Ah, c'è anche il TCS. Vabbè, lasciamo spento. Non è male come moto, eh. Dai. Spero che vi sia piaciuta la scelta. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo più tardi oppure domani con un nuovo video. Ciao a tutti i diretti e al prossimo video.